amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Camadorea, questo è il nome di questa bella pianta d'appartamento che oggi abbiamo il piacere di presentarvi qui dal Peraga Garden Center di Mercenasco, provincia di Torino, e lo facciamo insieme alla nostra esperta Francesca Vernile. Eccoci qui Francesca, cosa puoi dirci di questa bella pianta d'appartamento? Allora, qui abbiamo una Camadorea Elegance ed è una deliziosa palmetta, anche chiamata palma nana perché non raggiunge dimensioni superiori ai 2 metri, quindi rimane piccina. È originaria del Messico, però cresce bene anche da noi, soprattutto al sud Italia, o comunque temperature che non scendono prossime allo zero. Altrimenti la dobbiamo tenere in casa e trattare appunto come pianta d'appartamento. Però è una pianta molto, molto semplice, a lenta crescita, ma possiamo già dopo qualche anno, in questo caso abbiamo già una pianta adulta, avere anche i datterini, che chiaramente non sono commestibili, però insomma sono graziosi. Io la prima volta che ho visto la mia Camadorea tirar fuori questo ciuffo di datteri ho sorriso, perché insomma dico anche le pulci hanno la tosse, cioè lei così piccina ha tirato fuori comunque dei datteri. È una pianta semplice, l'importante è garantirgli buona luminosità, un buon terriccio, l'importante è che sia drenante, anche qui non sopporta ristagni idrici. Preferisce un vaso più stretto ma profondo piuttosto che un vaso magari troppo largo, quindi magari cerchiamo di... Va in profondità la radice. Esatto, va in profondità, quindi è preferibile dargli vasi più alti e più stretti. Cresce lentamente, quindi insomma la possiamo tenere con noi per moltissimi anni senza che ci crei problemi. Poi abbiamo detto raggiunge un massimo di 2 metri, ma generalmente si attesta intorno al metro, metro e mezzo, quindi non è sicuramente una pianta invasiva. La possiamo tenere anche in piccoli appartamenti, piccoli spazi. Si adatta anche a condizioni di scarsa luminosità, ma poi con il tempo chiaramente ne risente. Se la teniamo in condizioni invece di buona luminosità, ma lontano dai raggi solari diretti, sicuramente avremo una pianta molto, molto più bella in salute. Possiamo aiutarla con delle concimazioni, ovviamente se è in vaso dobbiamo per forza aiutarla con delle concimazioni, però se siamo appunto al sud Italia o comunque zone dove le temperature rimangono costanti sempre intorno ai 10 gradi, insomma non scendono più giù dei 10 gradi, possiamo anche provare a tenerla in piena terra in giardino. Ma è una parente stretta della Kensia? Sì, è una palma, sì, è una palma. Quindi la ricorda un pochino. La ricorda un pochino, però appunto a differenza della Kensia, che comunque, ecco, la vediamo qui dietro, una Kensia. Eccola lì. Ha dimensioni anche notevoli, lei rimane più piccola. Ed è più compatta anche. È più compatta, sì, cresce lentamente, ma mentre la Kensia cresce davvero lentamente, abbiamo un massimo di una foglia l'anno in appartamento, lei insomma è più generosa, quindi comunque tira fuori più foglie durante una stagione. Perfetto, ringraziamo Francesca Vernile per i suoi preziosi consigli, vi chiediamo di mettere un bel pollice all'insù e soprattutto di iscrivervi al nostro canale. Ciao, alla prossima!